È buio, non vedo le pareti, ma so di essere in una stanza molto grande. Sento piangere sommessamente, cammino verso quella direzione e il pianto si fa più vicino. Comincio a correre. C'è un bambino seduto per terra, lo intravedo nella luce. È lui che piange, ma l'avermi visto avvicinarmi lo fa calmare un momento. Mi guarda e subito si inghiozza. Mi avete lasciato da solo. Ma no, io sono qui e non sono da No, solo. non è vero, mi avete abbandonato, non c'è nessuno. Mi hai detto che mi avresti lasciato qui da solo. Non è vero, io non ho detto niente del genere. Mi avvicino. Nell'oscurità vedo poco questo bambino, ma l'impressione che ho è che non abbia colore, come se stessi guardando un film in bianco e nero. Io sono da solo, al buio, ho paura. Perché mi avete abbandonato qui? Non ti ho abbandonato, sono qui, non aver paura. Mi avvicino, gli tocco la spalla e intanto ravano alla ricerca di un accendino e mi rendo conto di essere in pigiama. Aspetta che... No, vieni con me. Cerco di convincerlo ad alzarsi, a seguirmi. Non vuole venire. Non demordo e lo prendo in braccio. Lui mormora delle proteste e continua a piangermi sulla spalla. Però mi abbraccia mentre torniamo da dove ero venuto. Deve esserci qualcuno qui intorno, lo so. Non è vero, non è vero, non c'è nessuno. Mi avete lasciato qui, sono da solo. Mi hanno lasciato qui, lo so, me l'hanno detto che è Chi ti ha così. lasciato qui da solo? Il bambino non risponde e invece continua a piangere, mentre io comincio a correre. Incespico e cado sul ginocchio sinistro, un dolore pazzesco, ma con un respiro profondo mi alzo e ricomincio a correre. Dobbiamo uscire da qui, vedrai, c'è luce fuori. Intravedo qualcosa sul fondo della stanza, comincio ad avvicinarmi a una parete. È un orsacchiotto, uno della mia collezione, o almeno così mi sembra. Lucky, credo. Anche lui ha un colore ingrigito nell'oscurità. Lucky, sei tu? L'orsacchiotto rimane seduto con la schiena contro la parete, immobile, raggelato nell'espressione sorridente di un semplice giocattolo. Mi avvicino lentamente, ma improvvisamente il bambino comincia a colpirmi sul petto gridando. No, C'è qualcuno? Ho qualcosa. Non capisco, ma ho paura. Sento che c'è qualcosa dietro di me. Il bambino si divincola e si gira verso di me, restando gelato in un'espressione di puro terrore. Sta guardando qualcosa dietro di me, in alto. Ho qualcosa di gigantesco e terrificante dietro di me. Non riesco a guardare dietro di me, paura principalmente. Non oso girarmi e semplicemente prendo di nuovo il piccolo in braccio. Stai tranquillo, non è niente. La mia voce è uscita più alta di quanto sperassi, ma mentre mi giro sulla destra in basso per afferrare Lucky, noto che sulla parete non c'è più. Lucky? Ma un momento, allora questo è solo un sogno. Adesso lo sento, un respiro caldo e umido sul collo. Mi sposto verso sinistra, rasentando la parete. Il bambino continua a piangere e mi chiede disperato di andare più veloce. Stai tranquillo, non può succederti nulla, questo è solo un sogno. Mi sveglio. Sono nel mio letto. Guardo e il bambino è qui, seduto ai piedi del letto. Sta ancora piangendo. Mi guarda, poi mi dice solo: Cattivo, mi hai lasciato Da da destra all'improvviso giunge una mano gigantesca, adunca, sporca e grigia. Lo afferra come se fosse una bambola, tirandolo via. Mi giro di scatto, solo per vedere due inquietanti fessure rosse che mi guardano nell'oscurità. Mi sveglio di nuovo e faccio un respiro profondo, poi comincio a ravanare intorno a me. Sento che manca qualcosa, ma non riesco a mettere bene a fuoco cosa. La proiezione dell'ora sul tetto segna le 3:50. Sono sudato freddo e non capisco se sto ancora sognando. Finalmente mi rendo conto che non sento la zampina di Simone accanto a me. Accendo la luce, mi scopro e resto fermo un istante. L'orsetto non c'è. Guardo fuori dal letto e lui, pacioso, è lì sul tappeto, su un fianco. Lo riprendo con cautela, guardo il suo musetto tranquillo, poi guardo Lucky che fa capolino dalla mensola sulla mia destra. Eri tu, mi volevi avvertire che qualcosa non quadrava, eh? Mi sono accorto che era un sogno quando non ti ho visto più. Distribuisco una grattatina alla testa di Lucky, poi un'altra a quella di Simone. Spengo nuovamente la luce e mi giro verso il muro.
tenendo l'orsetto contro il petto con il braccio destro.